questo caso un fenomeno, un evento che coinvolgerà la città di Milano, quello di Expo 2015, in cui è previsto un largo utilizzo di volontari per informare i visitatori, per dare loro consigli, assistenze, servizi, e quindi per rendere più gradevole, più efficace, più funzionale la visita a Expo. Ecco, questa è una grande occasione, anche di apertura di Milano al mondo, su temi che sono assolutamente funzionali con lo spirito del volontariato. In questo contesto, credo che sia importante e meritevole di attenzione questa iniziativa e sulla scorta di esperienze concrete, io posso dare volentieri, cioè non solo, come dire, formalmente la disponibilità a concordare, a partecipare alla estensione, al funzionamento di questo progetto, che in effetti colma una lacuna. Progetto Voce è altamente significativo. Volontari al centro, ma perché l'azione volontaria e l'azione finalizzata all'interesse comune deve tornare al centro dell'attenzione, al centro di un nuovo modello di sviluppo. E quindi è estremamente importante porre al centro della città il luogo che è il luogo di connessione delle relazioni anche tra le generazioni. E può essere il luogo di produzione di una cultura nuova, della solidarietà, dell'attenzione agli altri, del pensare all'altro in maniera necessaria al mio bene, oltre che al bene della città. E in questo c'è una grande aspettativa sul progetto Voce. Il Forum del Terzo Settore, che ha una lunga storia, non soltanto in Lombardia, ma in particolare a Milano, è molto impegnato nel supporto e nella promozione del progetto Voce proprio perché crede alla necessità di sviluppare coesione all'interno delle organizzazioni di terzo settore, quindi tra volontariato, associazionismo, impresa sociale, cooperazione, perché tutti questi soggetti possano produrre coesione sociale nella città, ma occorre che abbiano un luogo di riferimento dove realizzare il proprio confronto. E credo che il progetto Voce ci vedrà protagonisti insieme a tutti gli altri soggetti, proprio perché questa sintesi deve essere resa visibile alla cittadinanza. E tra i nostri scopi c'è anche quello di fare ricerca sul mondo dell'energia, di sostenere la cultura e di sostenere anche il terzo settore, il volontariato, laddove queste iniziative si intersecano con lo sviluppo della città e della società. Una mia particolare attenzione è stata dedicata proprio al ruolo delle fondazioni di impresa rispetto al welfare e alla cultura. E noi abbiamo pensato di riunire le fondazioni di impresa attorno ad un tavolo, abbiamo preparato un convegno che a Milano ha visto riunite le più importanti fondazioni di impresa. E ci siamo dati un appuntamento, che è quello di trovare un grande progetto. Noi la sosterremo, questa iniziativa, sicuramente, e cercheremo anche di essere parte di un processo per invogliare altri a sostenerlo, perché questa è una delle nostre caratteristiche, quindi cercare di creare un sistema di sostegno verso il progetto Voce, coinvolgendo anche altre imprese e altre fondazioni di imprese. Milano bisogna trovare un posto dove la gente possa andare e sentirsi cittadino del mondo, cioè cittadino di tutto il mondo. Questa città cosmopolita, prima di essere cosmopolita, dovrebbe essere un po' anche cosmopulita, nel senso che bisognerebbe togliere via ste polveri, queste situazioni. È chiaro che parliamo di utopie, ma io chiedo di fare qualcosa, ma di essere duro, di essere duro. Incazzati, Pisa,
pim, pam, pam, due o tre legnate, vedi che poi la gente si entusiasma. L'aggregazione no, però l'aggregazione va tenuta, i giovani hanno bisogno di aggregazione, perché se no sono lì, buttati lì per strada, dove vanno? Dove si ritrovano al bowling, ancora come una volta? No, basta, Fonzi è morto quasi, per cui cerchiamo di fare delle cose serie. Aggreghiamoci nei punti giusti, ridai un po' di fiatino alla cultura, mettici anche qualche soldo e aiuta sti volontari, perché se non li aiutate voi, chi li aiuta?